Una persona su tre all'estero cerca la cucina italiana e quanto emerge dal forum Coldiretti, l'agricoltura e l'agroalimentare sono dunque il traino economico dell'Italia. Il valore dell'intera filiera si attesta attorno ai 600 miliardi di fatturato, 15 miliardi in più rispetto all'anno scorso. Si punta all'export e alle infrastrutture. Anche nell'utilizzo delle risorse del PNRR, per quanto riguarda proprio il sistema infrastrutturale, e anche un investimento per quanto riguarda la formazione dei nostri ragazzi nella conoscenza dei mercati per arrivare a un giusto posizionamento dei nostri prodotti. Siamo altresì convinti che da qua al 2030 potremo raggiungere un risultato eccezionale per quanto riguarda il valore delle esportazioni superiore ai 100 miliardi. Per Lollobrigida l'agricoltura è fondamentale per riuscire a garantire un ambiente sano, per contrastare gli effetti del cambio climatico, ma servono risorse e l'Europa deve investire. La guerra purtroppo e le pandemie portano una contrazione dei consumi, la paura porta a una contrazione dei consumi e questo è un rischio, per cui va ancora di più elevata la promozione dei nostri prodotti, il racconto di quella che è la filiera produttiva per garantire al nostro settore primario di funzionare bene, di continuare a garantire qualità ai nostri concittadini e possibilmente agli altri abitanti del pianeta. Il tema del lavoro è centrale, poi soprattutto per le nuove generazioni, ma lo è anche il modello di agricoltura italiano che il governo intende esportare per arginare anche il fenomeno della migrazione. Puntare sul nostro comparto agroalimentare, sul valore delle nostre produzioni, sulle tante eccellenze sia anche un modo per proporre un impegno lavorativo per i giovani e per le giovani donne che parli anche di biologico e di agricoltura sostenibile. Lavoriamo perché si possa effettivamente trasferire il nostro saper fare non soltanto per quanto riguarda la produzione agricola, ma anche il modo di fare agricoltura in territori difficili, con terreni difficili, e lo stiamo facendo anche attraverso la ricerca.